Allora, avete ascoltato bene la storia, perché adesso dovete raccontare di nuovo la vostra storia, solo che voi non siete più voi. Voi siete la persona che avete ascoltato. Allora, mi chiamo Alberto Polito, sono uno psicologo e uno psicoterapeuta. Oggi stiamo facendo un laboratorio narrativo. Stiamo lavorando con i tutori volontari dei minori stranieri accompagnati e i minori stranieri non accompagnati provenienti da varie regioni. Prima di tutto comprendendo che spesso non sappiamo granché delle altre persone e delle altre culture. Quindi stiamo cercando di mischiarci e comprendere che abbiamo tante lacune e poi provare a colmarle ascoltando gli altri, ascoltando quello che gli altri hanno da dire, cosa piace fare alle altre persone, cosa gli piace dell'Italia, cosa a noi poi piace delle altre parti del mondo. Il tutore è una figura assolutamente gratuita, volontaria, che dedica il proprio tempo per la crescita del minore straniero non accompagnato. Di fatto è sostanzialmente chi sostituisce i genitori e quindi si occupa della crescita a tutto campo e ha la responsabilità del minore straniero non accompagnato. Quindi si crea davvero un legame estremamente forte, quasi familiare. Io sono giudice onorario del Tribunale dei minori per i minorenni di Reggio Calabria, per cui per me la questione della tutela volontaria è estremamente particolare. L'obiettivo è quello di crescere insieme, di comprendere meglio le altre culture, di comprendere i luoghi di origine dei minori non accompagnati e comprendere che dobbiamo affrontare e cambiare la retorica, perché la retorica ci dice che sono persone che vengono da contesti poveri, da contesti in cui non c'è niente, e qui invece scopriamo la ricchezza anche e soprattutto culturale e valoriale, di valori, persone che hanno cambiato la storia dell'umanità a partire dai contesti di origine dei minori che incontriamo.